Ciao, sono il dottor Paul Pedal, specialista in orecchie, naso e gola presso il Melbourne ENT Group. Questo video spiega come eseguire un test rapido antigenico e alcune domande frequenti. Si prega di guardare questo video perché ci sono alcuni errori comuni. Al momento della realizzazione di questo video, sembra che tutti in Australia e anche nel mondo parlino di test antigenici rapidi. Questi sono anche conosciuti come RAT. Li chiamerò così per il resto del video. I vari test variano tra loro, ma le lezioni generali in questo video saranno comunque valide. Quindi, iniziamo con ciò che interessa la maggior parte delle persone, come eseguire un RAT. Ci sono alcune cose che devi fare prima del test. Se stai conservando il test o addirittura lo stai lasciando in macchina, ad esempio, assicurati di lasciarlo sempre tra i 2 e i 30 gradi Celsius, per assicurarti che non si perda. Un'idea utile è semplicemente tenerlo in frigorifero, poiché la maggior parte dei frigoriferi ha una temperatura di circa 4 gradi Celsius, e rimuoverlo prima del test, ma lasciare che raggiunga la temperatura ambiente tra 15 e 30 gradi prima del test. Non congelare RATs. I test possono essere conservati in quell'intervallo di temperatura per 12 mesi dalla data di produzione. Quando sei pronto per il test, tieni pronto un timer, ad esempio sul telefono o sull'orologio. Lava le mani con l'acqua e sapone per almeno 20 secondi o usa un disinfettante per le mani. Assicurati di avere tutti i componenti del test disposti davanti a te e pronti per l'uso. I tamponi nasali raccolgono le secrezioni nasali e le tecniche possono variare leggermente a seconda della marca. Estrarre il tampone dalla sua confezione, facendo attenzione a non toccare la punta del tampone. Soffia il naso in un fazzoletto per eliminare eventuali detriti e rimuovere il mucchio in eccesso. Inserire delicatamente il tampone nella narice destra 1-2 cm. Strofinare contro le pareti nasali con un movimento circolare, completando almeno 5 giri, per un totale di 15 secondi. Rimuovere il tampone e ripetere il processo con la narice sinistra. Alcuni suggerimenti. Comprensibilmente le persone non se ne rendono conto. Il naso va all'indietro, non in alto. Non salire con il tampone. È doloroso e non è il modo migliore per prelevare un campione. Inoltre, non aggirare nemmeno il bordo del naso. Non è abbastanza in profondità. Devi andare indietro, circa 1-2 cm. In questo modo non dovrebbe essere doloroso. Potrebbe essere scomodo, ma non doloroso. Non appena hai completato questo, posizionare il tampone nella provetta di estrazione. Rompere l'impugnatura del tampone nel punto di rottura, scartare la maniglia d'interruzione, sigillare il tubo con il coperchio in dotazione. Spremere le pareti del tubo contro la punta spugnosa del tampone nasale 15 volte. Ora dovrai aggiungere il tuo campione al dispositivo di test, che di solito sembra una piccola cassetta rettangolare. A un'estremità avrà un pozzo circolare, spesso etichettato con S per il campione. Svitare la provetta e aggiungere con cautela 3-5 gocce piene della soluzione nel pozzetto del campione. Non appena lo hai fatto, avvia il timer, poiché il tempismo è importante. Per la maggior parte delle marche di RAT, lasciarla da 15 a 20 minuti dopo aver posizionato la spugna soluzione con la piastra di test prima di leggere il risultato. Ma conferma i tempi con le istruzioni del test che stai utilizzando. I risultati non devono essere letti prima di 15 minuti o dopo 20-30 minuti a seconda del marchio. Ricorda di controllare sempre quei limiti di tempo sulle istruzioni fornite con il tuo kit. Per il tampone orale è importante non consumare cibi o bevande, lavarsi i denti, fumare, masticare gomme o usare colluttorio per 30 minuti prima di prelevare il campione. I tamponi orali raccolgono la saliva invece delle secrezioni nasali. Anche in questo caso le tecniche variano a seconda della marca. Estrarre il tampone dalla sua confezione facendo attenzione a non toccare la punta del tampone. Subito prima del test, esegui 4 colpi di tosse profondi per schiarire la gola. Generalmente la punta del tampone spugna deve rimanere all'interno della bocca, sopra, sotto o ai lati della lingua per circa 2 minuti. Dopo aver raccolto il tampone orale, è necessario inserirlo nel contenitore di raccolta o nel coperchio. Fallo posizionando saldamente il coperchio su una superficie stabile. Premere il tampone di raccolta verticalmente verso il basso nel coperchio di raccolta, finché non si avverte uno scatto deciso. Ciò garantisce che la spugna sia compressa. Non appena l'hai fatto, avvia il timer. Poiché il tempismo è importante, il risultato generalmente non deve essere letto prima di 15 minuti o dopo 20-30 minuti. Ricorda di controllare sempre quei limiti di tempo sulle istruzioni fornite con il tuo kit. Ora che il test è completato, è il momento di leggere i risultati.
Nella finestra di risultati del test vedrai almeno una barra colorata se il test è stato eseguito correttamente. Questa è la C, o barra di controllo. Ci sarà una linea qui se la soluzione di test è fluita con successo attraverso la carta di prova. Se non è presente la barra C, il test non ha funzionato e dovrai ripeterlo con un nuovo test. Se è presente solo la barra T, ma non la barra C, il test non ha funzionato e dovrai ripeterlo con un nuovo test. Se vedi una barra, solo la barra C, hai un risultato negativo. In altre parole, nel campione non è stato rilevato alcun Covid-19, al limite della rilevabilità. Se vedi due barre, la barra C e la T, per la barra del test, allora hai un risultato positivo. In altre parole, nel campione è stato rilevato il Covid-19. Ricorda, anche una debole linea contro la regione T è considerata positiva. A questo punto dovresti seguire i consigli sanitari per la tua zona. Perlomeno, può essere molto utile scattare una foto per conservare il risultato ed eventualmente caricarla sull'app o sul software pertinente. Ricordarsi di gettare il test nel cestino dei rifiuti domestici. Spero che questo risponda a tutte le tue domande su come eseguire il test rapido dell'antigene. Successivamente risponderò ad alcune domande frequenti. In genere, non è raccomandato per l'uso nei bambini di età inferiore a 2 anni. Se si è inclini a sanguinamenti dal naso o se si assumono agenti anticoagulanti, utilizzare con cautela. Se hai subito un trauma facciale o un intervento chirurgico alla testa negli ultimi 6 mesi, esclusa la semplice chirurgia nasale sinusale semplice. Il principio di base è che il virus che viene sparso dalle cellule che rivestono il naso e o la bocca viene raccolto sul tampone spugnoso. Parti del virus, note come antigeni, vengono quindi raccolte nella soluzione liquida del test. Quel liquido poi scorre attraverso la carta nel dispositivo di prova. La banda C è conosciuta come la banda di controllo, assicurandosi che il test abbia funzionato, e la banda T è la banda del test, mostrandoti se il test è positivo. Questi test funzionano meglio nel periodo in cui stai attivamente diffondendo il virus e quindi probabilmente nella fase infettiva e lo stai effettivamente diffondendo ad altre persone. Questo varia tra le persone e le varianti di Covid, ma di solito è tra il giorno 2-3 e il giorno 7-10 dell'infezione. I RAT, a differenza dei test PCR, sono meno affidabili nel rilevare la malattia all'inizio o alla fine di un'infezione. I RAT sono progettati per essere molto bravi a rilevare il Covid, ma non sono un test perfetto. Non sono accurati come la PCR, ma più facili da amministrare, più veloci da elaborare e più economici. L'accuratezza varia a seconda di ciascun test, ma generalmente ascolterai o leggerai due termini. La prima è sensibilità. La sensibilità del RAT varia a seconda del marchio, tra 60-95%. Questo significa che il RAT rileverà la presenza di Covid nel 60-95% dei pazienti che hanno effettivamente il Covid, ovvero fino al 40% dei pazienti con Covid potrebbe avere un RAT falso negativo. Ecco perché le autorità sanitarie consigliano che se si hanno sintomi o rischi in corso è necessario ripetere il RAT o ottenere una PCR più accurata. Una causa comune per un RAT falso negativo è se ci si testa molto presto, cioè entro 24 ore dalla contrazione del virus, o molto tardi, cioè oltre 7 giorni dal contatto col virus. L'altro termine che sentirai è specificità. La specificità del RAT varia a seconda del marchio, tra il 94 e il 99,6%. Questo significa che il RAT diagnosticherà correttamente le persone senza Covid fino al 99,6% dei casi, il che significa che c'è una possibilità molto piccola, 0,46%, di avere un RAT falso positivo, ovvero il RAT positivo quando non si ha il Covid. No. Grazie per aver guardato il video. Condividi queste informazioni con chiunque possa trovarle utili. Abbi cura di te e stai al sicuro.